Siamo in piazza Nino Buffa qui a Campobello di Mazara, accanto a me il candidato sindaco Gianvito Greco. Siamo quasi alla chiusura, la chiusura sarà domani. Come mai scegliere questa piazza? Come vi state organizzando per la chiusura di campagna elettorale che avverrà domani? Abbiamo scelto questa piazza perché ricorda un grande uomo, un grande politico a cui vorrei assomigliare tanto, un politico Nino Buffa rimasto nella storia per la ricchezza che ha dato a questo paese, per la ricchezza morale, per la ricchezza culturale e per le tante virtù che ha avuto. Ecco, io vorrei non superare questo record ma eguagliare a lui, perché se riuscissimo ad eleggere un sindaco che farebbe il bene di questa città, ecco che questa città sarebbe non solo fiera e orgogliosa, ma sarebbe contenta. Per domani sera sarà una serata intensa, una serata di emozione, perché chiuderemo una campagna elettorale all'insegna della gioia, dell'armonia e della festa. Questo sindaco festaiolo vuole chiudere una campagna elettorale all'insegna della festa, perché la gente deve ricordarsi il venerdì 14 novembre che da lunedì si inizierà una nuova storia, un nuovo percorso, una nuova strada da percorrere insieme, perché saremo i nuovi amministratori del Campobello di Mazara. Come definire queste settimane di campagna elettorale e soprattutto come definire anche l'emozione che si vive in questo momento? Abbiamo lavorato bene, siamo stati presenti su tutto il territorio, lo abbiamo girato capillarmente, abbiamo incontrato credo tutta la gente di questa città. Il fatto di questa è la terza volta che siamo in questa zona, siamo stati al secondo sperone in piazza Nino Buffa davanti al bar San Vito all'ingresso della città, stiamo coinvolgendo quanta più gente possibile. Numericamente posso fare una stima, noi con tre comizi fatti in questa zona penso che abbiamo raddoppiato la presenza del candidato avversario, insomma, e questo la dice lunga su quella che sarà, speriamo, il responso di lunedì pomeriggio. L'emozione è sicuramente tanta, vediamo a ogni comizio sempre più gente. Certo, noi preferiamo confrontarci in piazza con la gente, andandola a cercare in ogni parte del paese, cercando di vedere, toccare con mano tutti i problemi del paese, della città, vedere la gente come si comporta, quali sono i loro bisogni, quali sono i loro interessi. Soltanto dalla piazza, soltanto stando vicini alla gente possiamo carpire i loro bisogni, ecco. La vicinanza con la gente, quindi, abbiamo detto, è fondamentale, anche per questo toccare tante piazze. Sì, infatti abbiamo toccato tantissime piazze, tantissimi posti, col porta a porta ci siamo spesi per tutto il paese, abbiamo girato tutti i posti e tutti i quartieri di questo paese. Un'ultima battuta con il candidato sindaco, prima del comizio finale di domani, cosa dire ai campobellesi? È ora di cambiare? Che lunedì avranno a Gianvito Greco come nuovo sindaco di Campobello. Non ho dubbi, ho solo certezze. Un paese pieno di amore ed entusiasmo non può tradire un'aspettativa così bella per un nuovo percorso di questa storia, di questo paese che ha bisogno oggi di gente onesta, trasparente come noi, e questa trasparenza ha fatto paura, tanta paura, e soprattutto di chi non ha mai né vissuto con la politica e né mai amministrato in questo comune. Oggi gli unici siamo noi e la gente l'ha capito e ci voterà. Ci voterà la stragrande maggioranza. Visseremo una vittoria storica. Domani sera al comizio, a che ora e dove? Domani sera inizieremo alle 21:30, ma chiedi al mio assessore che ne sa più di me, perché mi stanno preparando, mi sa, alcune sorprese. Quali saranno le sorprese quindi di domani? Domani sera un abbraccio alla città, un abbraccio alla città con dei musicisti straordinari della nostra terra che ci accompagneranno, che allieteranno le persone che aspetteranno l'ultimo appello del candidato sindaco alla Villa Comunale di fronte alla Chiesa Madre. Dalle 21:30 in poi saremo lì e sarà un modo per abbracciare la città, intanto per dire grazie alla città per tutti i sacrifici che hanno fatto assieme a noi. Vedete, non è semplice mobilitare tanta gente, le serate fredde, alcune serate sono state anche piovose. Domani sera il gran finale e quindi una grande festa per salutare la vittoria di Gianvito. Perfetto, l'appuntamento quindi resta domani sera, venerdì, alla Villa Comunale alle 21:30, non mancate.